Buonasera a tutti. Così come vi avevo anticipato, qualche minuto di attenzione per fare il punto su un aggiornamento riguardo il Covid e chiaramente, prima fra tutti, la questione della scuola. Come vi avevo detto qualche giorno fa, attendevamo anche la scadenza della proroga assicurata dalla regione per questi 2 giorni in attesa di determinazioni diverse, ed è il motivo per cui non avevo fatto alcuna ordinanza. Questi giorni sono passati, così come avevo spiegato la volta scorsa. L'ordinanza che un sindaco può fare in questo momento, in funzione delle norme che prevedono il Covid, cioè delle norme collegate al Covid, per me come sindaco in questo momento non sono realizzabili, perché le norme nazionali, al di là del fatto che c'è pure un'incongruenza tra quelle nazionali e quelle regionali, che dicono che un sindaco può disciplinare l'accesso alla scuola, quelle nazionali parlano in presenza di zona rossa, quelle regionali in presenza di zona arancione. In ogni caso, l'Ipari in questo momento non è né zona rossa né zona arancione, quindi io non posso sfruttare il termine, insomma, forse meno appropriato, non posso utilizzare, questo è il termine giusto, la norma che riguarda il Covid. Indipendentemente da questo, come vi avevo detto, per me, nonostante quello che io pensi sulla didattica di presenza, che per me è un valore assoluto, non lo voglio ripetere in questa occasione, la condizione particolare in questo momento non consiglia assolutamente la ripresa della didattica in presenza, indipendentemente da quello che uno ne pensi sul valore della didattica di presenza. Io, per me, è un valore assoluto. Penso che le scuole, in linea generale, in linea teorica o anche in linea pratica, nel caso delle nostre scuole, siano un luogo sicuro, però abbiamo in questo momento nel nostro territorio, nel comune di Lipari, una condizione particolare, per cui, indipendentemente da quello che dice la norma, la norma sulla possibilità dei sindaci di fare o non fare ordinanze in funzione della norma Covid, io ritengo, e me ne prendo la responsabilità, che in questo momento non vi sono le condizioni per ritornare, almeno nei prossimi giorni, con una didattica di presenza. Questo è nei poteri di un sindaco, e chiaramente lo deve motivare, lo deve argomentare e lo deve giustificare, perché questo la legge consente a un sindaco, se l'ordinamento, il tuo, il testo unico sugli enti locali, consente a un sindaco, quando vi sono delle condizioni particolari, per l'articolo 50, tutela della pubblica incolumità, della pubblica salute, di prendere un provvedimento. Il provvedimento, nel caso specifico che riguarda il nostro comune, è motivato da alcuni argomenti. Primo argomento: io oggi ho avuto comunicazione da parte del commissario per il Covid, il commissario Firenze, che il nostro territorio ha una progressione di casi molto importanti. Siamo arrivati a 300 casi positivi accertati, per cui è stata richiesta, anche se ancora non è decretata, la zona arancione. Di conseguenza, un po' il fatto che i dati non sono reali al 100%, perché c'è un certo ritardo nel avere dei dati precisi, e questo lo sapete, abbiamo tante difficoltà, abbiamo difficoltà anche a segnalare tutte le persone al servizio nettezza urbana. L'assessore Taranto si sta occupando di questo, i dati non sono aggiornatissimi, quindi probabilmente i positivi sono ancora di più di quelli che ci vengono comunicati. Un po' il fatto che sappiamo già che siamo stati proposti come zona arancione. A questo si aggiunge il fatto che nel nostro territorio, in modo particolare 6 isole, l'intervento dell'USCA, che sta facendo un grande lavoro, non è facilissimo nel caso nel quale si riaprissero le scuole, e come voi sapete, con le nuove norme, negli asili basta un positivo, nelle scuole elementari bastano 2 positivi perché tutta la classe vada in quarantena, e di conseguenza l'USCA dovrebbe fare un lavoro, il personale dell'USCA un lavoro per il monitoraggio, per i tamponi, impossibile in 6 isole con il numero di personale che c'è. Di conseguenza, io, in funzione dell'articolo 50 del TUEL,
ho adottato un'ordinanza, chiaramente sarà pubblicata domani mattina perché l'ho aspettato fino a oggi pomeriggio per capire di più quali erano le possibilità, che chiude le scuole di ogni ordine e di ogni grado fino al 23. Ho aspettato fino a oggi pomeriggio perché oggi si sono susseguite tante riunioni a cui ha partecipato l'assessore Gusolito alla pubblica istruzione per conto dell'amministrazione, che erano riunioni indette dall'ANCI, perché io contemporaneamente ero impegnato con un altro problema che abbiamo sempre sugli atti che dobbiamo fare rispetto allo stato di calamità decretato a livello nazionale per Vulcano, per cui abbiamo aspettato sino a oggi. In questo momento l'assessore Cusolito sta comunicando a tutti quanti i presidi sono arrivato a questa determinazione. L'ordinanza la troverete pubblicata domani mattina e sarà notificata ai presidi, oggi comunicata per le vie brevi, e domani mattina notificata a tutti i presidi per la chiusura, secondo l'articolo 50, per la chiusura fino al giorno 23. Vi voglio dire che l'ordinanza però non dice soltanto questo. L'ordinanza dice che fino al giorno 23 sono chiuse anche tutte le attività ludiche, ricreative e sportive, perché bisogna essere anche seri e sereni, e siccome io sono convinto che le scuole sono un luogo sicuro e che la mia ordinanza in questo momento è motivata da una precauzione, per la forte preoccupazione per il numero di positivi che abbiamo in questo territorio, non sarebbe logico e non sarebbe neanche giusto pensare che chiudiamo le scuole e consentiamo tutte le altre attività, per cui i ragazzi o i bambini non vanno a scuola e magari invece continuano con dei momenti di aggregazione che in questo momento è meglio evitare. Quindi chiusura di tutte queste attività, di qualsiasi tipo, ludico, ricreativo, sportivo, scolastico, in attesa di avere certezza sui dati, in attesa di poter intervenire prontamente, tutto questo fino al giorno 23. Io di questo sono assolutamente convinto, lo sto facendo in funzione del quello che mi è consentito dalla norma per l'articolo 50 del TUEL per la sicurezza sanitaria del territorio, e quindi non in funzione della norma rispetto del Covid, che di fatto invece, non essendo ancora decretata una zona gialla né rossa tantomeno, non mi consentirebbe altro tipo di provvedimento. Per questo vi ho chiesto pazienza, e che mi sarei determinato comunque prima della scadenza. Certamente è una ordinanza che può essere discutibile, perché è una ordinanza del sindaco non fatta in funzione delle norme previste per il Covid. Vediamo che cosa succede. In ogni caso, io di questo sono assolutamente convinto, e non pur credendo come valore assoluto, perché i nostri ragazzi hanno fatto già tantissimi sacrifici, e quindi per me ogni giorno di didattica di presenza è una cosa da dover raggiungere nel più breve tempo possibile. Io sono assolutamente d'accordo con questo, però non possiamo neanche nascondere la realtà. Abbiamo in questo momento una condizione di diffusione del virus fortissima, altissima nel nostro territorio. Non possiamo far finta di niente. Come vi ho detto, abbiamo superato i 300 casi. Io sono molto preoccupato, ve lo dico molto onestamente, del numero dei positivi che abbiamo. Grazie a Dio è andata bene, sta andando bene la vaccinazione. Vi consiglio e vi chiedo di andare avanti con la vaccinazione, che si sta dimostrando l'unico elemento di tutela rispetto al fatto che una diffusione così di numeri così impressionanti in questa fase. E se nonostante tutto ci sono dei nostri concittadini a cui auguro tutto il bene del mondo, sia che sono positivi e sono a casa, ma a molti purtroppo anche ricoverati in ospedale e che hanno delle condizioni di difficoltà, a cui auguro il bene del mondo. Purtroppo ogni tanto arrivano anche delle brutte notizie da questo punto di vista, e quindi il dispiacere conseguenziale, però non dobbiamo nascondere la verità. Abbiamo una situazione di difficoltà in questo momento, e secondo me questo giustifica una mia ordinanza, perché riguarda, ripeto, non soltanto la scuola, che riguarda la scuola e tutte le attività che in questo momento si possono e si devono evitare.
sperando che nella settimana prossima i dati siano diversi e che possiamo riprendere al più presto, io lo condivido come principio generale, una didattica in presenza, perché i nostri ragazzi la meritano e non è giusto sacrificare l'attività degli studenti o dei ragazzi in generale, ma in tutti i sensi, sia l'attività scolastica che anche l'attività sportiva e ludica. In questo momento tutto fermo fino al 23, attendiamo anche onestamente che si concretizzi decreto così come richiesto dal commissario di zona arancione per il nostro territorio, ci comporteremo di conseguenza. Un ultimo appunto: io non posso disporre, non avendo utilizzato la norma che riguarda il Covid, non posso disporre dad sì o dad no. Non è nelle facoltà del sindaco, perché il sindaco questo lo dispone quando utilizza la norma per il Covid. Qua io invece sto chiudendo le scuole, oltre agli altri provvedimenti, di ogni ordine e di ogni grado. Quindi non è nei miei poteri dire a un dirigente scolastico o un preside di fare o non fare la DAD. Io posso soltanto chiedergli e invitarli, cosa che stiamo facendo, perché tra l'altro c'è una grande collaborazione con i dirigenti scolastici, e quindi non è un problema di imposizione, è un problema di collaborazione. Posso chiedergli dove ritenessero utile, dove è fattibile, dove è produttivo di attivare in questo periodo, se lo ritengono, è una loro facoltà, l'attività della DAD o meno, secondo le valutazioni che loro faranno. Nella mia ordinanza, scusate, non ci può essere scritto che si va o non si va in DAD, perché io non sto facendo un'ordinanza in funzione delle norme sul Covid e sulla scuola, ma un'ordinanza di tutela e di salute pubblica, e quindi non ho il potere di imporre o non imporre l'attività didattica a distanza, che è una responsabilità e un'attività che decideranno i dirigenti scolastici secondo la condizione della loro struttura. Io vi saluto, intanto questa ordinanza sarà pubblicata domani mattina, l'ho appena firmata e quindi non ho la possibilità di pubblicarla stasera, e avrete modo di leggerla in particolare con tutte le attività che sono in questo momento vietate, non soltanto la scuola, lo ripeto, per un dovere di prudenza in un momento in cui un territorio come il nostro ha superato i 300 positivi, e che io credo che onestamente potrebbero essere anche di più di quelli che abbiamo formalmente già attestato. Quindi massima prudenza, e vi chiedo che a questi comportamenti dell'amministrazione corrisponda il vostro comportamento adeguato. Evitate, al di là dei miei divieti imposti con ordinanza, evitate ove possibile dei momenti di contatto e aggregazione, soprattutto in prudenza, senza mascherine o momenti che possono essere evitati in questi 10 giorni in modo particolare, perché è un momento difficile che stiamo attraversando. E soprattutto, ma questo lo dico anche con piacere, perché ogni tanto vado al centro vaccinale per vedere come va, vedo l'affollamento che c'è. Certo, questo crea qualche difficoltà, però è anche sinonimo del fatto che la maggior parte delle persone hanno capito il valore che ha per noi la vaccinazione, hanno capito per noi come è importante, come con questi numeri, nonostante il dispiacere per le persone che vengono ricoverate, i numeri dei ricoveri siano limitati, e con questi numeri, se non ci fosse stata la vaccinazione diffusa, altro che riempimento dei posti letto in ospedale, sia in intensiva, sia in preintensiva, che in via ordinaria, saremmo in una condizione assolutamente disastrosa e non preoccupante come in questo momento. Io penso che la maggior parte delle persone lo abbiano capito, quindi un po' di pazienza se avete fila o difficoltà all'accesso al centro vaccinale, però è comunque segno del fatto che sta andando bene la vaccinazione, e io non posso che ringraziare
tutto il personale, sia medico, sanitario, ma anche chi di supporto, come le misericordie, la protezione civile comunale, nell'attività che sta svolgendo rispetto al sostegno alla vaccinazione. Grazie a tutti, spero di aggiornarvi presto, vediamo intanto entro lunedì che cosa succede rispetto al decretare o meno Lipari come zona arancione, ma credo che questo sia un problema oltretutto che come evidente che non riguarda soltanto Lipari, tanto che credo che sappiate, per questo ci siamo presi a tempo, il problema non è soltanto il Comune di Lipari, le riunioni che sono succedute oggi erano tra tutti i sindaci siciliani, che la stragrande maggioranza dei sindaci ha questo problema, volendo essere coerenti e concordi col fatto di tutelare la didattica di presenza, ma dover prendere atto contemporaneamente di una impossibilità in tanti territori, in tante occasioni, di poterlo fare almeno nei prossimi 10 giorni. Quindi l'ordinanza è scadenzata fino al giorno 23. Grazie a tutti.